È arrivato il momento del 3 minuti con chi sarà l'ospite di oggi. Sentiamo. La 6. Pulsazioni sonore, pura energia musicale. La 6, che radio. Gabriella Pession, Anna Fuglietta e Natasha Stefanenko. E cominciamo proprio da Natasha, da questa donna premier che stranamente, appunto stranamente rispetto ai nostri standard, si rivela decisamente integerrima. Allora sì, il mio personaggio è curioso, direi, è un premier della Lituania. È una donna molto determinata, molto decisa, con i sani principi, però è una donna con le sue debolezze, con insomma anche lei ha i sentimenti, insomma si innamora di questo uomo improbabile, diciamo, che le fa tanto ridere, che la conquista proprio con il modo proprio di alleggerire ogni cosa. E effettivamente direi che, per non raccontare proprio tutto, direi che comunque in questo film l'amore vince. Però vedrete, dopo mi farete sapere. Gabriella all'opposto interpreta il personaggio più fragile di tutti, mentre Anna, che è appunto un avvocato divorzista, alle prese con una serie di equivoci, insomma, diteci voi. Sì, sì, no, io ho una grande competenza in materia, per cui no, sì, il personaggio mio è fragile, è un complimento, direi che lei è, diciamo, è verso il borderline isterico ossessivo compulsivo. Adoro ogni tipo di nevrosi io, per cui come attrice, quando mi si presenta un copione dove veramente posso anche portare all'estremo, perché appunto la situazione comica ti consente di giocare proprio sugli estremi, no? Anche emotivi. Per cui mi sono divertita come una pazza, perché lei è eccessiva in tutto, eccessiva quando è disperata, si vuole suicidare, eccessiva quando è eccitata, che vuole baciare lo psicoanalista, eccessiva quando si vuole ammazzare arrabbiata con lui, per cui insomma io che dirvi, mi sono divertita da morire. Poi ho fatto una cosa meravigliosa, ho camminato sul ponte di Castel Sant'Angelo. È vero. Pazzesco, io ho paura, ho le vertigini, per cui insomma è stata un'esperienza veramente catartica. E che dirvi? Punto. Invece io ho imparato lituano, sapete? Cioè per me, per essere russa, non pensate che sia facile, perché è come, non so, parlare in greco per tutti noi, perché è una lingua completamente diversa, una lingua con le origini lituane, mi sembra, insomma, completamente, lituano dico, è latino, cioè iniziano proprio le radici latine, quindi era una cosa pazzesca. Abbiamo preso una coach, una ragazza lituana, che mi ha insegnato per mezza giornata cosa devo dire nel Parlamento. È stato duro, perché cioè, parlare e non si capisce, ma effettivamente in mezza giornata non si poteva imparare molto. E il discorso nel Parlamento ancora lo sogno, anche mia figlia, perché abbiamo fatto insieme Giaughiuesi Tureda Magarbes, cioè parole stranissime. Mi ricorda Gary Oldman in Dracula, quando parla su sì, effettivamente non si poteva fare in russo, perché sarebbe stato veramente scorretto, perché devo dire i paesi baltici odiano i russi. Ovviamente ci sono anche i motivi ben precisi, che li abbiamo massacrati all'epoca, e quindi sarebbe stato scorretto anche nei loro confronti, anche se è una fatica quasi sprecata, perché per quasi 80% di italiani io parlo il russo, dico no, beh, tanto parlo la sua lingua, no, parlo in lituano, mi sono ammazzata per studiare. Dunque Sandra è un avvocato divorzista che cura la causa di divorzio della moglie del personaggio del quale poi si innamorerà, ossia Alessandro Gassman. È così, come nella migliore tradizione, gli equivoci creano poi insomma della tensione emotiva molto simpatica. E tra di noi insomma ci sarà poi uno svelamento di questo curioso incidente, però alla fine insomma dopo un anno si ricreerà un rapporto tra i due, insomma lasciato un po' in sospeso, ma in realtà si capisce benissimo che i due si amano, si vogliono tanto bene. Ti sei rivista i film con Sandra Bullock? Guarda, in realtà io Sandra Bullock la amo in Crash, quindi nel ruolo più drammatico della sua carriera, credo. Sì, insomma, a me le piace molto, però insomma non è che mi sia ispirata assolutamente a lei, no, direi proprio di no. Però è carina questa cosa, perché credo che insomma il nostro episodio, quello con Alessandro, richiami un po' le commedie sofisticate degli anni 50 americane, insomma, dove c'è questo romanticismo anche un po' esasperato, anche, come dire, le scene un pochino più comiche sono un po' isteriche, un po' americane, insomma, la Woody Allen, quindi mi è piaciuto molto insomma ricreare questi ritmi, anche perché poi Alessandro va a 3000, io vado a 3002, per cui a un certo punto il minutaggio non si trovava, dice no, è la prima volta che non devo tagliare ma devo aggiungere, dite qualche altra cosa, cioè forza dai, perché eravamo troppo veloci, allora dice no, aspetta un attimo, rallentate, però era così, ci siamo divertiti perché andiamo proprio allo stesso
lo stesso ritmo, gli stessi byte abbiamo. Invece per tutte e tre vi è mai capitato di essere lasciate con un SMS? Ma a me sì, a me sì. Ma va là, ma sì, smettila, no, l'hai lasciato sì, tu, sì, tu sì, hai sì. mandato SMS. La chiusura dell'SMS era punto e basta, cioè punto e basta. E io ovviamente non l'ho presa sul serio, invece ero serissima. Quando stai all'asilo. È un imbecille chi lo scrive il messaggio, scusate, voglio no, dire. No, non è possibile, dai, con SMS non è possibile. No, è possibile, Natasha. Ma... faccio insomma stenta facciamo di niente ero pure cornuta proprio la santa santa lo giuro ma sì ma chi se ne importa le corna si portano con dignità era dieci anni fa ero bambasciona piccolina adesso però adesso parto una centra piccolina ti sei vendicata cioè, bene molto bene sono scorpiona giustissimo sto venendo fuori l'indole biografica del personaggio sì sì no ma io sono sempre molto autoironica no io ho avuto devo dire grande insomma sono fortunata nei rapporti però a tutti capita un po' insomma il cretino di turno no che insegna molto è importantissimo avere un cretino perché ti insegna poi come autoimmunizzarti e evitare che questa cosa diventi insomma che tu sviluppi una tolleranza malata rispetto al cretino specialmente no? dopo il cretino se trovi uno normale gli sembra un genio sì, e dici mamma mia mi ascolta mi capisce guarda ma dai è geniale gli uomini non sono normali per niente sono immaturi sono Tu sei un uomo, non sentite voi. Però è vero, alle donne, gli uomini sono immaturi. Ahimè. Vabbè. Sempre per Anna una domanda, appunto, riallacciandomi a quello che ci ha detto prima Alessandro Gassman sulla tua interpretazione, che sdrammatizza un po' la bellezza fisica con molta autoironia, ed è una cosa abbastanza inusuale per un'attrice, diciamo, bella. Grazie, del bella, ma no, io credo che appunto all'epoca poi avevo appena partorito, per cui ero fresca di... non mi sentivo per nulla sicura, quindi in realtà ho dovuto per forza puntare sull'autoironia. Ho detto, vabbè, puntiamo sull'autoironia, puntiamo sul talento, va quello che ci dovesse essere, così almeno la gente evita di vedere come sono gonfia, brutta. No, però insomma, credo che sia un punto di forza delle donne, come diceva anche Gabriella, l'autoironia secondo me in una donna è uno dei punti di fascino principale, soprattutto se si è anche belle. Sì. Se si è belle, autoironiche, insomma, va là, io la Pessione, la Stefanenko siamo tre fighe pazzesche. Brava! E così deve essere. Siete in radio non ci potete vedere, ma noi siamo tre fighe pazzesche. Sì, sì. Autoironiche. Molto autoironiche, che adesso serve in questi tempi. Infine potete farci una carrellata di progetti futuri. Allora, io sono in procinto di girare un film per il cinema, un'opera prima molto interessante dal titolo Stalker con Ignazio Oliva, Anna Ferzetti e Enzo Salvi, molto interessante. Poi una cosa che forse, ma non te lo dico, te lo dico dopo, però insomma era stasera, perché forse. E poi un altro progetto per il cinema che però ancora non mi hanno confermato, per cui non lo dico, se no porta male. Oddio che meraviglia, no, adesso faccio stalking a lei, voglio sapere. No, io allora non posso parlare di niente perché non ho firmato niente, come al solito firmo il giorno prima, per cui divento nevrotica, ansiosa, per cui non posso dire quello che faccio. Ho un po' di impegni, ma non posso dirli. L'unico che posso dire è, ho presentato ieri a Roma Fiction Fest una mia fiction che è scritta da Francesco Scardamaglia, al quale abbiamo dedicato il premio perché purtroppo è scomparso un anno fa, e si chiama Dove la trovi un'altra come me, è una commedia romantica, ancora una commedia degli equivoci, e saranno due puntate per Rai 1 che andranno in onda più o meno fra un mesetto. Poi dovrei fare, penso, il sequel della serie Fortunata dell'anno scorso, Rossella. Ho un film per il cinema e un'altra miniserie che non lo so, adesso tampino un po' Anna, voglio capire se è la stessa. Sì. Girano voci su un'Evita Peron? No, girano da un anno e mezzo, girano. Gira anche altro, perché devo dire, questa cosa qua, sta un anno e mezzo che stiamo cercando di portare, insomma, di mettere insieme questa produzione molto grossa. Io ho avuto la fortuna di conoscere Andy Garcia quest'estate, lui vuole fare, è figo da morire, è notevole il ragazzo. Insomma, adesso, a parte adesso, siamo in clima di commedia, torno un attimo professionale. E lui vorrebbe fare il film, insomma, io pure, per cui penso che prima o poi si farà. Stiamo ancora lavorando alla produzione, ma è una cosa seria, concreta e in via di sviluppo. Io purtroppo i film, adesso niente, mi piaceva moltissimo dire questo, quello, quel film, l'altro film, insomma, mi piaceva moltissimo recitare. Invece sì, torno a Sky, come sempre, quindi prepariamo sia Italias, sia una trasmissione... un reality, insomma, adesso non posso dirvi neanche io perché stiamo decidendo cosa fare per prima, eccetera, quindi mi vedrete come sempre su Skype.
ogni caso il cinema non è messo da parte. Assolutamente, no, mi piacerebbe, anzi, per questo che dico, mi piacerebbe moltissimo, sono proprio a disposizione dei registi. Un appello è così, allora i registi italiani e non, per esempio Tornatore o Ospitek o che ne so io, o anche Salem, Vincenzo Salem che fa regista, o anche Russo per esempio, Nikita Mikhalkov, se vogliono, io sono a disposizione. Ecco, detto tutto.